Ci siamo 27.333 giorni dopo, 898 mesi dopo, 75 anni dopo, riapre il nostro teatro Galli, il nostro teatro inaugurato con l'Aroldo di Giuseppe Verdi nel 1857. 28 ottobre 2018. Ovviamente mentre lo dico ho le mani in tasca con le dita incrociate, perché questo è un paese dove magari no, c'è sempre dietro l'angolo uno spillo, però questa volta ci siamo. Il teatro non è solo un simbolo per Rimini, ma è un senso ritrovato della sua storia, della sua identità. Rimini ha avuto un secondo Novecento straordinario. Siamo stati colpiti dalla guerra, il teatro è stato bombardato nel novembre del 43 e insieme al teatro calarono 386 bombe. E per chi è nato e vissuto in questa città, che ha sentito i racconti dei nonni, dei genitori e poi come me e tanti altri ragazzi che ci sono andati a giocare, era una palestra, era un capannone quel teatro. Pensare oggi di ritornare ai fasti di quando è nato e riconsegnarlo ai giovani che verranno è davvero un onore. Rimini è stata forte in questi 75 anni, ci siamo nati risollevati dalla guerra, siamo diventati un mito del turismo, ma forse avevamo anche smarrito un po' il senso di chi eravamo prima di questi ultimi 75 anni. Rimini è la città romana, è una città di Tiberio, di Augusto, è la città dove Giotto è venuto e ha preceduto e ha anticipato e ha promosso la scuola pittorica del 300 riminese. Poi la città di Sigismondo Pandolfo Malatesta, di cui celebriamo i 600 anni, Piero della Francesca, Leon Battista Alberti. E poi la città dell'Ottocento, con il primo stabilimento privilegiato dei bagni nel 1843. I riminesi si inventarono il turismo, il mare era brutto, oscuro, paludoso, nel 43 dell'Ottocento diventa benefico. Venite a Rimini perché fa bene, l'idroterapia, il sole, diventiamo una capitale del turismo e i riminesi vollero un teatro da capitale. Il nostro, adesso mi dicono che sono un partigiano della città, ma sì, per forza, però davvero è forse uno dei teatri, non dico il più bello, però dei teatri più belli del mondo, perché è uno dei teatri all'italiana più belli d'Italia e quindi del mondo. Voluto dai riminesi, Poletti, l'archistar dell'Ottocento, ha 8 sale, è stato inaugurato con Giuseppe Verdi l'Aroldo, dopo 75 anni ce lo riprendiamo. Cosa ci riprendiamo col teatro? Il fatto che non siamo solo la Rimini dal 1946 ad oggi, non siamo solo quella Rimini lì, ma oltre a quella Rimini gloriosa lì del turismo siamo anche una Rimini storica. Per questo il teatro è un senso. Ci riconciliamo con la nostra memoria, con la nostra identità. Non è vero che Rimini è una città senza passato. Il teatro è il simbolo, quindi è il senso di una città che si riprende Tiberio, Augusto, Malatesta, Giotto, si riprende Leon Battista Alberti. Nel teatro ci riprendiamo tutto. Una prima lunga 2 mesi per non lasciare fuori nessuno. Fuori nessuno, mai. È passato troppo tempo per pensare di fare un'inaugurazione per pochi. E allora questo è davvero il teatro dei riminesi, il teatro del popolo. Non ci sarà una prima che una a far la fila, chissà se ci sarò, ma è un'inaugurazione che dura 2 mesi. Il 28-10 ci sarà Cecilia Bartoli, che è una grandissima soprano, una star della lirica mondiale. Ma prima e dopo, il 28, il teatro sarà aperto, e sarà aperto dove tutti potranno entrare. Sarà aperto e si sentiranno probabilmente le note dei nostri giovani, del Lettimi, dell'Istituto Musicale Lettimi, a cui consegniamo le chiavi del teatro. E in un'Italia in cui, in un mondo in cui si vede, si sente molta rabbia e molto anche furore, rancore, consegnare le chiavi di un teatro a dei ragazzi forse è il segno più profondo di dare senso alle vite di una città, di una comunità. Quindi la settimana del 28 sarà sempre aperto, poi ci sarà ovviamente la possibilità di viverlo lungo tutti i 2 mesi. Non sarà un'inaugurazione solo di star, ci saranno le star, perché questo è un teatro che chiama le star, non siamo noi a chiamare le star, ma le star trovano un luogo.
per cui ci saranno anche nomi straordinari, un po' pazzeschi, perché Cecilia Bartoli, che adesso è una delle più grandi soprane di musica lirica del mondo, e poi ci sarà ovviamente questa passione che abbiamo, che è la Sagra Musicale Malatestiana, con il coro e l'orchestra del Comunale di Bologna, diretto da Mariotti, che è uno dei più grandi direttori al mondo. E poi ci sarà, e anche qui la storia, Rimini è protagonista della storia italiana. Giuseppe Verdi viene nel 57 a Rimini, nel 1857, nel 1862 va al Marischi di San Pietroburgo, e allora uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo, il maestro Valery Gergiev, verrà al nostro teatro intorno a dicembre per fare il Simon Boccanegra, un omaggio a Verdi col Simon Boccanegra, la grande opera, sarà allestito in forma scenica, diretto da Gergiev. Il Marischi di San Pietroburgo, dove Verdi andò, arriva e sbarca a Rimini qualche centinaio di anni, un po' di oltre 100 anni, 150 anni dopo, per dare l'opera di Verdi, Valery Gergiev, il Marischi di San Pietroburgo. E poi continueremo con un grande momento di musica, anche questo, il coro e l'orchestra del Teatro Regio di Torino, quindi il meglio della musica che c'è in Italia, Comunale di Bologna, Regio di Torino, che sarà diretto, pensate un po', da un nostro Sigismondo d'Oro, e cioè Maglio Benzi. E poi la grande danza, e avremo un étoile del Bolshoi, la grande ballerina Svetlana Zakharova, che sarà qui con l'orchestra Luigi Cherubini del maestro Muti. E poi ci sarà la prosa, e poi ci saranno i nostri ragazzi, poi ci sarà Andrea Guerra, ci saranno le 8 sale del teatro, perché è un teatro a capitale, quindi è unico, anche in questi riminesi sono matti, il nostro è un teatro che ha 8 sale, le 8 sale saranno messe a disposizione delle arti, del balletto, delle scene visive, delle mostre, e quindi tutti potranno entrare, 150.000 riminesi, 330.000 abitanti della nostra provincia, quanti sono, potranno in questa inaugurazione lunga più di 2 mesi entrare, sentire e emozionarsi.